Ragazzi, il vostro Diabotex continua su PES 2016, oramai siamo quasi addirittura d'arrivo su PES 2016, perché a settembre sicuramente arriverà PES 2017, ragazzi, quindi siamo veramente addirittura d'arrivo, siamo a giugno, quindi siamo a giugno, ragazzi, quindi ci sarà ancora un po' da fare qui su PES 2016, però ricordo che su PES 2015 sono arrivato in divisione 3 e qui vorrei fare qualcosina di meglio, vorrei fare qualcosa meglio. Speriamo, speriamo ragazzi, speriamo, dai. Vediamo un po' di trovare l'avversario. Ora sono un po' di giorni che 2-3 giorni, 2 giorni che non registro PES, quindi devo riprendere questo ritmo di PES qui. Ah, ok, chi è questo? Vabbè, un fenomeno delle parti di Poggi Bonzi, ragazzi, sì. Quelle parti lì, l'ho riconosciuto subito, quindi allora divisa no, così no, perché sarebbe un rincoglionimento totale. Ecco, mettiamo magari così, anche se la divisa dell'avversario fa un po' cagare, però comunque. Allora, giochiamo a San Siro, tipo di pallone, vediamo un po'. Tipo di pallone, piazziamo questo, voglio questo, non so perché. Allora, schema di gioco, vediamo. Datemi un attimino, ragazzi, qui datemi un attimino. E quindi, ok, allora vai, mettiamo Neymar come seconda punta. No, vabbè, dai, Robben come seconda punta, non lo vedo molto bene, quindi sinceramente, dai. Allora, centrocampista centrale, perfetto, sto un attimo. Perfetto, ragazzi, ci siamo. Neymar andrà come seconda punta e quindi possiamo dare il via. Possiamo aprire le danze, ok? Apro subito le danze, ragazzi, che oggi sono bello carico, sono bello brado. Mi sento veramente mi sento un ballerino oggi, non so, mi sento ballare, un ballerino di merengue, ve lo dico qua, no, vabbè, sto scherzando, ragazzi, le ho dette due stronzate, ora basta, iniziamo la partita e basta. Allora, non so, ho dei dubbi, vorrei cambiare la divisa, non so perché, allora, magari facciamo così, va, ecco, dai, facciamo così che è un po' meglio. Non capisco l'avversario cosa sta facendo, perché veramente non lo capisco, però comunque staremo a vedere cosa vuol fare, cosa ha intenzione di fare. Ecco, ha detto che possiamo iniziare la partita, secondo lui è pronto, è pronto. Vediamo un po' come va questa partita, sempre in compagnia del vostro Bradone qui, ok? Vediamo un po' cosa vuoi fare. Dimmi, Ciccio Bello, dimmi cosa vuoi fare, vai. Niente, non inizia questo. No. Vabbè, non è che non inizia questo. È il caricamento che non va, quindi. Eccoci qui, ragazzi, vai. Eccoci qui su PES. Su PES, vai. Allora. Secondaria offensiva, eh sì. Proviamo Neymar, seconda punta. Come rende, su. Vediamo se rende bene. Qui la difesa dovrebbe rendere, ecco, che già stanno facendo le stronzate oggi, eh. Vabbè, Pogba che perde palloni lì. Allora, Pogba, io e te dobbiamo fare un discorso poi nell'intervallo tra primo e secondo tempo, io e te dovremmo fare. Vabbè, ragazzi, aspettate, non ho ben capito. Ah, Baggio, ok, perfetto, questo qui a Baggio, ok. Perfetto, ragazzi, sono partito male. Qui ho avuto una botta di culo lì che non ha segnato il ragazzo, eh. Ho avuto veramente una botta di culo. Quanto va detto, però ora a me, ecco, perfetto, sapevo io che sbagliavo. Sinceramente, a me servono punti. Cosa è successo lì? Giocatore per terra. Qui si gioca wrestling, ragazzi, si gioca wrestling. Cioè, io non sono riuscito a prendere Baggio qui su PES, ok. Non sono riuscito a prendere signor Baggio, che è fuori gioco. No, perché no, scusate ragazzi, ma non ci sto capendo molto. Non ci sto veramente capendo molto. 9 minuti, non ho giocato per niente, ok. Vai Neymar, su Neymar.
Ullala, lì se CR7 la beccava di testa, e sì, se la beccava di testa, però non l'ha beccata, quindi è inutile. Ai ai ai, Baggio, ma no, cosa fa il difensore? Cosa fa il difensore lì? Baggio che passa attraverso, ma che scherziamo, dai. Cioè, è passato lì tranquillamente, nessuno che l'ha visto, è passato. E dov'è Baggio, ragazzi? È lì avanti la porta, ok, perfetto. A parte che poi Baggio è un alieno come giocatore, quindi giustamente una leggenda, ragazzi, quindi non sto giocando per nulla, cioè non sto facendo nulla, ragazzi. Ho fatto un cross con Neymar e basta, e basta. Non sto giocando bene, devo iniziare un po' a calibrare. Ai ai ai, ai ai ai, i calci d'angolo a me mi spaventano, mi spaventano. Su questo gioco mi spaventano, ecco, quindi. Ok, a posto così, Bradone, su. Questo Neymar seconda punta per il momento, vabbè che non sto calibrando io il gioco, cioè non sto giocando affatto, quindi per il momento, quindi ai ai ai. Vabbè, lì recupero, però vabbè. Non sto giocando affatto, ragazzi, e no. Vabbè, questo qui poi recupera tutto. Tutti i palloni a favore, insomma, no? Li riprende tutti. Li riprende veramente tutti, vai. Niente, oggi non faccio una cosa buona. Cioè, primo tempo, per il momento, veramente un brado inesistente, vogliamo dire così? Un brado inesistente, ragazzi, eh sì. Ecco, forse ora riesco ad uscire fuori dalla tana, ecco. Ok, ragazzi, dai, iniziamo qui a giocare. Vediamo un po' di prendere le giuste misure qui, perché io vorrei fare un gol, quindi non so voi se siete d'accordo, ma vai Sergio. Ma dove va? Ma cosa fa? C'è nessuno che recupera il pallone lì. Fantastico, ragazzi. Veramente fantastico. Sì. Ah, ok, vado anche fuori con la palla. Perfetto, bravo. Cazzata migliore non potevi farla, eh no. Grande Neuer qui. Mi sei piaciuto, però non capisco, non riesco a fare il mio pressing, ok? Non riesco veramente a fare il mio pressing. Vabbè, devo tirare da fuori aria contro questo. È l'unico modo. Cioè, ha barricato tutti lì. Li ha barricati tutti lì. Tutti lì. No, vabbè, dai. Baggio mette un piede così e recupera tutto, su. Capisco che sia una leggenda, eri forte, sei forte, però a tutto c'è un limite, no? E un po' Robben qui, niente, neanche Robben oggi. Squadra spenta, ragazzi. Eh sì. È una squadra spenta oggi. Non so perché. Sarà il momentum? Non lo so che dire. Ma i giocatori dell'avversario a me sembrano correre un po' di più, nonostante le condizioni sono verdi, tutte verdi, le condizioni normali, perché giustamente non ci sono più aggiornamenti su PES, visto che il campionato è finito, quindi vabbè. CR7 lì che dorme il CR7, ragazzi, sta dormendo, dorme bene, devo dire che dorme in un certo stile oggi CR7. Eh sì. Dorme come non mai. Ecco qua. Ah, ok, fuori gioco, perfetto. Partita spenta. Un primo tempo, non so, molto fiacco. Devo dire fiacco. Un primo tempo un po' banale, ecco. Un primo tempo banale. Vabbè, ragazzi, cercheremo di impostare un secondo tempo. 7 tiri per l'avversario, 1 per Brado. Quindi
Devo cercare. Vediamo un po' che schema ha messo questo. Formazione strana. Formazione. Cioè, Baggio lì prende 100, ragazzi. Come trequartista. Vabbè, non si può vedere. Non si può vedere Baggio come trequartista lì, dai. Dai, 100, ma cos'è? Final Fantasy. Dai, non ci credo, non ci credo. La prima volta che vedo un Baggio come trequartista lì che prende 100, sì, eh sì. E si vede lì che prende 100, ragazzi, perché a tutte le parti c'è lui, quindi. Aspettate, cioè, non so se avete visto cosa mi ha lisciato il mio difensore, vabbè. Lasciamo stare, lasciamo veramente stare. Cosa fai su Robben? Cosa fai? Cosa mi fai su Robben? Non so se mettere anche Robben come seconda punta, magari. Vabbè, CR7 è ufficiale, dorme. È ufficiale, dorme. Sì, ragazzi. No, è così. Dormono i miei giocatori. Stanno dormendo. Dormono belli, beati. Ora gli metto anche, non lo so, il carione lì della Chicco. Almeno dormono meglio, no? Più rilassati. Neymar, cosa sfiora? Cosa sfiora Neymar? Cosa sfiora Neymar? Vabbè. Partita strana, partita veramente strana qui, Vabbè, lì Baggio che prende 100, ragazzi, non si può guardare. Non, no, vabbè, ma cos'è qua? Tutti rimpalli a favore, dai. Sto culo dei rimpalli sempre. Vai CR7, su. Dai un colpo di acceleratore, cazzo. Accelera. Dalla Robben, dalla Robben. Almeno il gol è sicuro, almeno il gol è sicuro. Ok, ragazzi, non stavo meritando magari di vincere, però ho sfruttato l'azione al meglio, quindi. No, va bene, non lo fermi Baggio, non lo fermi, Non lo fermi Baggio lì. No, fallo su Ramos. Niente. Vabbè, ragazzi, avete visto il momentum qui, no? Cioè, quando proprio deve far rimanere l'avversario in area di rigore, quindi. Vabbè. Partita strana, ragazzi, partita strana. Però. C'è stato il gol di Robben, quindi. Ottimo così, ottimo così. Fuori gioco, Ciccio Bello. Torna di là, torna di là. Fuori gioco. Dopo un gol sfiorato da Neymar, avete visto? È arrivato Robben. Su progressione, giustamente, di CR7. Ed è giusto, vai. Vediamo. No, fuori gioco, ok. Vediamo un po'. Non so ragazzi, sono un po'. Forse era fuori gioco, forse no, vabbè. Vabbè, questo qui ragazzi, gol se li sta mangiando, se li sta mangiando, sì. 68esimo, vediamo un po', magari devo fare qualche cambio a centrocampo. Forse anche in attacco, perché il CR7, non so, non lo vedo carburare al punto giusto, vi dico la verità, ragazzi. Non so, magari metto Agüero, non so che dire. Dorme troppo CR7 in questa partita, ecco. Va un po' troppo un dormiglione, ecco. Sta dormendo troppo, dormi troppo. Perché stai dormendo? CR7, io ti pago, ok? Non come il Real Madrid, ti pago con i GP, però vabbè. Insomma, va bene uguale. Sì, dai, devo fare qualche cambio a centrocampo per forza, per forza. Grande Neuer qui, Veramente grande Neuer. Vediamo un po'.
se devo fare qualche cambio. Vabbè, ragazzi, guardate, Touré è finito. Mettiamo Modric. Babangida. E va bene così, dai, va bene così. Modric, Babangida, dai. Va bene così, ragazzi. A me sta bene così. Non so a voi, ma due cambi ci volevano. Avrei dovuto togliere CR7 perché Robben comunque ha fatto il suo gol. Però voglio dare un altro po' di fiducia a CR7. Su, lanciami signor Babangida. No, neanche. Vabbè, qui non è stata colpa di CR7, non è passata la palla, dai. Però comunque ha fatto quello che volevo, ecco. Cos'è? Stai calmo, Babangida, non incazzarti che poi escono fuori i cartellini qui. Escono fuori i cartellini, va bene? E non possiamo permettercelo. Vai. Ecco il CR7 qui che vuole aggredire, no? Però lo vedo fiacco, ragazzi. Lo vedo veramente fiacco, eh sì. Non è fallo lì? Su Neymar, no? Vabbè. Tutto regolare? Ok, allora se è tutto regolare possiamo continuare, no? Tanto i falli su di me la maggior parte sono tutti regolari, quindi... Ullala, ragazzi! Ma no, CR7, cosa ti... Vabbè. Cosa si mangia lì CR7? Vabbè. Sono un po' concentrato, ragazzi, qui perché siamo all'86esimo, giustamente, quindi devo rimanere concentrato in questi minuti, insomma. Una partita un po' strana, sì. Partita strana, molto strana, devo dire, molto strana. Super Babangida lì, 4 minuti di recupero, non ci sta, dai. 4 minuti di recupero non mi stanno bene, ok? Ok, puoi fischiare Ciccio, no? Vai Babangida, qui ti voglio! Ai, un grande Buffon che para una progressione di Babangida, eh sì, para una progressione qui. Vabbè, non mi serve più oramai fare cambi, sostituzioni e così via, la partita è finita. Consumare un contratto giustamente per 2 minuti di gioco non ne vale la pena, ecco. Ragazzi, allora, porto 3 punti a casa. Non so se meritavo la vittoria, però 11-4, una partita un po' strana, dove comunque sono riuscito a fare quel gol che mi portano i primi 3 punti in questa divisione 5. E credo che sia anche giusto, a volte un po' di fortuna deve girare anche dalla mia parte, ok? Quindi va benissimo così, i primi 3 punti sono fatti, vediamo un po', pare che si parte abbastanza bene, in maniera decente possiamo dire, e quindi questo gameplay si conclude qui con il contratto scaduto a Robben, giustamente. Un saluto a tutti al vostro Diablotex e vi do appuntamento con i prossimi gameplay su PES 2016 più le altre serie che sto facendo qui sul mio canale. Ciao a tutti.